Se siete soliti fare acquisti tech online, beh, da qualche giorno potreste aver notato che il sito di Gearbest non è più raggiungibile. Una situazione per alcuni improvvisa e sulla quale aleggiano ancora dubbi e misteri, perciò oggi sono qua per aiutarvi a fare chiarezza sulla vicenda. Perciò vi spiego tutto dopo la sigla. Innanzitutto potreste aver notato che la notizia è in circolazione già da qualche giorno sui vari siti di informazione, ma io ho voluto aspettare qualche giorno prima di parlarvene per capire se potesse essere un problema temporaneo e non sollevare quindi inutili polveroni, ma visto che ormai il sito è offline praticamente da circa 2 settimane, direi che non è qualcosa di passeggero e quindi parliamone. Potete fare voi stessi la prova. Visitando il sito di Gearbest si ottiene questo errore, ovvero invalid URL. E già questo è un brutto segnale per una delle piattaforme più note ed utilizzate tra gli e-commerce cinesi. Questo perché, a differenza dell'errore 400, l'errore 500, insomma altri tipi di errore, invalid URL significa sostanzialmente due cose. O il sito è stato reso privato o è stato cancellato. Io penso sia stato reso privato. Certo, c'è anche un'altra eventualità, ovvero che sia cambiato il sito ma i gestori non abbiano fatto il redirect, che quindi rimanderebbe al nuovo dominio, ma beh, non penso sia questo il caso. A questo punto proviamo a guardare i social di Gearbest. Andando sulla pagina Facebook, l'ultimo messaggio risale allo scorso luglio e anche questo è piuttosto anomalo. Ancora peggio poi se si va su Twitter, dove l'ultimo messaggio risale addirittura a marzo 2020. Se si prova ad utilizzare l'app di Gearbest, anche in questo caso qualcosa non va. Fino a qualche giorno fa, quando il sito era offline, continuava a funzionare normalmente, ma evidentemente si sono accorti che non l'avevano disattivata e quindi adesso non è più possibile utilizzarla. Inoltre, nelle ore in cui sto registrando questo video, è comparso in rete sui social cinesi questo video che vede protagonista il CEO di Gearbest che in persona si rivolge ai media cinesi affermando che l'azienda non è in grado di pagare i suoi fornitori. Ed è per questo che svariati clienti, tra cui magari anche alcuni di voi, non hanno ricevuto i prodotti ordinati, ma di questo parleremo a fine video. Ecco quindi che, cercando in rete, si scopre che Shenzhen Global Tesco E-commerce, anche conosciuta come Global Grow, ha dichiarato bancarotta lo scorso giugno. Ma chi è questa Global Grow? Qualcuno si starà chiedendo. Beh, è l'azienda che controlla e possiede Gearbest e, indagando ulteriormente, si scopre qualche altro tassello che compone questo intricato puzzle. Oltre a Gearbest, infatti, tra le aziende controllate da Global Grow figura Patwoxun, nome sconosciuto ai più, ma da cui nasce il brand Empau, ben più celebre. Ne abbiamo anche noi parlato, penso qualche recensione la trovate sul nostro sito, un'azienda che è divenuta famosa specialmente su Amazon per la vendita di cuffie low cost e che è salita agli onori della cronaca qualche mese fa proprio per essere stata bannata da Amazon per comportamenti scorretti, vi lascio l'articolo in descrizione, assieme ad altre aziende cinesi come OK, Chowtech, Rawpower e Bixing. Il ban di Amazon era partito a maggio, ma Globally Grow aveva ceduto Patwoxun ad una cordata di aziende, tra cui tra l'altro figura anche Xiaomi, per una cifra di circa 289 milioni di euro al nostro cambio, una cifra che probabilmente serviva a risanare i conti di questa azienda, ma che, stando ai report, non è bastata, come dimostrano anche gli ultimi risvolti di cui stiamo parlando. Ma non finisce qua, perché un mese dopo, un'altra delle compagnie di Global Grow, ovvero Zaful, si è separata per operare in maniera indipendente. E potrei citare anche un altro e-commerce di sua proprietà, cioè SemiDress, ancora online e apparentemente operativo, ma andando sulla pagina Facebook si può notare sia il cambio di nome che una serie di post che rimandano ad altri siti. Se a differenza di Gearbest questi siti funzionano è perché sono stati evidentemente ceduti ad altri. Insomma, basta fare 2 più 2 per trovare tutta una serie di indizi che suggeriscono che Gearbest stia chiudendo sostanzialmente. Non posso darlo per certo però, perché al momento tutto ciò che vi ho detto appunto su Gearbest è basato su tutta questa serie di indizi e manca un comunicato ufficiale, anche se resta da vedere se mai arriverà questo comunicato. E devo dire che, per quanto la notizia sia stata un po' improvvisa, perché non ci aspettavamo che accadesse ciò,
non è neanche che ci abbia colto così tanto di sorpresa, ecco, né a me né ai miei colleghi con cui ovviamente ne ho parlato. D'altronde, ormai da tempo Gearbest non era più conveniente come una volta, quando era quasi l'unico store da cui la maggior parte di voi che seguite le nostre offerte acquistava. Se seguite Jeets Deals, e ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione, sapete, insomma, avrete notato che da molto tempo vi passiamo offerte da altri store, anche perché da quello che so Gearbest, così come altri rivenditori, ricavava buona parte del suo profitto dalle vendite di smartphone Xiaomi, e questo chiaramente però valeva qualche anno fa, quando l'azienda non era qua da noi, e quindi insomma mi viene lecito presumere che da quando Xiaomi è ufficialmente arrivata in Italia i suoi incassi si siano notevolmente ridotti. Resta quindi un mistero scoprire quale sarà il destino dei clienti, degli ultimi clienti che Gearbest ha avuto, di coloro che stanno ancora magari aspettando degli ordini. Ovviamente il mio invito a questo punto è contattare PayPal o comunque i servizi che avete utilizzato per pagare, per farvi fare un rimborso, visto che comunque ci sono prove che probabilmente vi aiuteranno ad ottenerlo, senza contare tutto quanto il discorso di affiliazione in cui rientriamo anche noi, che insomma a tempo addietro comunque eravamo soliti linkarvi Gearbest, così come tanti altri affiliati come noi, anche se per il momento il pannello di affiliazione risulta ancora attivo al contrario del sito, quindi anche questo è ancora da capire. A tal proposito, le ultime risposte ufficiali da parte del customer service di Gearbest le si trovano su Trustpilot, dove hanno risposto alle lamentele sui rimborsi, e basta farsi un giro sulla pagina per vedere quante segnalazioni negative ci siano sul mancato invio degli acquisti, a riprova che qualcosa non andava già da mesi. In ogni caso, siccome questa notizia potrebbe avere dei risvolti sia positivi che negativi, ma il video ovviamente non posso editarlo, vi lascio in descrizione l'articolo testuale dove, qualora appunto ci fossero novità, non tarderò ad aggiungerle in modo tale da aiutarvi a capire meglio se Gearbest effettivamente stia chiudendo, se possa esserci una sorta di araba fenice che risorga dalle ceneri. Io propendo più per la prima ipotesi, ma mai dire mai. Ovviamente, se avete avuto dei servizi in tal senso con Gearbest e magari siete riusciti a ottenere un rimborso, o comunque volete insomma dire la vostra, portare una testimonianza, fatelo qua sotto nei commenti in modo tale che magari arrivano altri utenti, leggono quello che è successo a voi e magari potreste aiutarli. Noi come al solito ci rivediamo al prossimo video.